Cambiamo argomento, il turismo riparte anche grazie al settore immobiliare. Esperti a confronto a Napoli, oggi alla stazione marittima, per noi c'è Paola Iandolo. Ci troviamo al centro congressi della stazione marittima di Napoli, dove si sta svolgendo l'incontro per la presentazione del report immobiliare turistico FIAIP. L'immobiliare si conferma essere un settore strategico proprio per la crescita del turismo, così hanno affermato il presidente nazionale FIAIP Giambattista Baccarini e il presidente del centro studi FIAIP Francesco Lacommare. Il settore immobiliare e il settore turistico sono sempre più strettamente correlati e interconnessi tra loro, contribuendo in maniera determinante alla crescita economica del sistema paese, infatti insieme cubano oltre il 35% del PIL. Quindi secondo il nostro punto di vista il legislatore, come dire, oramai è necessario, anzi doveroso, che consideri le locazioni brevi a uso turistico, che sono aumentate così in maniera importante, non tanto e non solo come una forma, diciamo, da ostacolare, da riempire da balzelle e onere, ma come una grande risorsa per l'economia locale e nazionale e come dire, un elemento di attrattività più per il turismo italiano. Un mercato immobiliare che va verso una nuova stabilità. Adesso la situazione del conflitto non aiuta, soprattutto dal punto di vista degli investimenti e gli investimenti esteri. Però registriamo anche nel primo trimestre del 2022 che il comparto del numero di compravendite immobiliare è in crescita. La scelta della città di Napoli proprio per la presentazione del report ce lo ha spiegato il presidente regionale Salvatore Mirabile. La Campania in generale e Napoli in particolare negli ultimi anni hanno avuto un trend molto ma molto positivo come ricezione turistica, ma non solo italiana ma proveniente da tutte le parti del mondo. È una regione che si presta molto, gli amministratori locali sotto questo aspetto hanno lavorato abbastanza bene, hanno rivoltato le città e organizzato in modo diverso rispetto a prima per incentivare appunto il flusso turistico. C'è ancora molto da fare, però ci riteniamo soddisfatti e speriamo che si va avanti in questa direzione.